conosci? Sono il riccio, alcuni mi chiamano porcospino. Come vedi, ho un musetto appuntito e il mio corpo è ricoperto da centinaia di spine. Sono davvero un caso spinoso. Vivo in diversi ambienti, nei boschi, nei prati, nei parchi cittadini, nei giardini e in prossimità di fattorie e case di campagna. Mi piace la compagnia. Sono amico dei contadini che mi rispettano perché mi nutro di insetti, lumache, topi e altri animali che possono creare danni alle coltivazioni. Sono un gran golosone. Adoro la frutta, soprattutto quella matura e dolce. Non immagini poi come impazzisco per i croccantini dei gatti che posso trovare vicino alle case o quando mi intrufolo nelle cantine. E poi, nelle zone dove sono presenti, sono il nemico numero uno dei serpenti velenosi, che riesco ad uccidere senza farmi mordere. Esco soprattutto al crepuscolo, di notte e all'alba. Fai attenzione quando guidi, soprattutto di notte. Sono molto lento ad attraversare la strada. Molti dei miei fratelli restano uccisi lì, schiacciati sulla strada. E poi a noi ricci piace molto sdraiarci sull'asfalto, perché con il suo calore ci dà sollievo dal fastidio delle pulci che a volte ci infestano. Vado in letargo durante l'inverno. Alla fine dell'autunno, quando cominciano i primi freddi, dopo essermi fatto grandi scorpacciate di cibo durante l'estate, mi preparo un nido imbottito d'erba e foglie secche. E lì mi addormento, raggomitolato, tanto da sembrare una palla spinosa. Mi risveglierò una volta al mese per brevi momenti, finché a primavera, quando la temperatura del mio corpo raggiungerà i 34 gradi, sarò pronto per nuove scorpacciate. A presto!